Salute a tutti e niente, una brevissima presentazione di che cos'è CineSud Photo Magazine. CineSud Photo Magazine è una piattaforma che ha come scopo quello di diffondere la cultura fotografica. È un mio pallino da sempre. Lo scopo principale è quello di mettere in contatto appassionati di fotografia, professionisti di fotografia o comunque semplici frequentatori. Che cosa abbiamo fatto all'interno di questo sito, di questa piattaforma? Abbiamo creato una serie infinita di interessi e ogni giorno praticamente verranno pubblicati nuovi articoli, nuovi contest, news e rumors delle aziende, tutto questo per cercare di renderlo un portale indispensabile per tutti coloro che frequentano il mondo della fotografia. E vedete scorrere delle immagini, queste immagini sono quelle che trovate sul sito. In breve una raccomandazione, se volete sostenerci e sottoscrivete la Light Card, avrete così diritto a un'infinità di agevolazioni economiche e di formazione, quindi tipo questo di oggi che è un incontro gratuito a cui potete assistere, a tutti i martedì ci saranno incontri di questo tipo. E tipo degli sconti speciali su alcuni prodotti, dal libro al corso di fotografia, all'acquisto di un apparecchio o di uno strumento fotografico. E speriamo di potervi, come dire, coinvolgere tutti. E una prima cosa che dovete fare è cliccare sul sito, iscrivervi alla newsletter e dopodiché frequentarci. Sono convinto, sono certo che non vi deluderemo. Vi auguro una buona visione e un buon inizio di questo incontro che oggi avremo il modo e spero il piacere di apprezzare e di condividere poi sui nostri social. Grazie. E vi ringrazio se avrete la bontà, la cortesia di restare con me, con noi, con Francesco, fino alla fine. E adesso condivido lo schermo. Dimmi, Francesco, se vedi quello che... Ancora no. Ciao Nino, ciao Enza. Enza da Matera, il pilastro. Che fai, Franci? Che fai? Oggi sono venuto. Che bello, tesoro mio. Ciao, Sami. C'è il Covid. Ok, perfetto. Tommaso, vediamo lo schermo. Ci siamo? Sì. Ok. Allora, perché parlare di polarizzazione e di polarizzatori? Chi come me ha avuto la fortuna o la sventura di iniziare a fotografare con la fotografia chimica. E io non amo chiamarla analogica, amo chiamarla per quello che era, cioè fotografia chimica. Si ricorderà sicuramente che a quell'epoca si utilizzavano tantissimi filtri. Se ne utilizzavano tanti, per esempio, per il bianco e nero, ma anche per la fotografia a colori si utilizzavano dei filtri, filtri che avevano funzioni diverse a seconda del tipo. Con l'avvento della fotografia digitale, l'uso dei filtri praticamente si è limitato tantissimo, perché con la post-produzione possono essere simulate le azioni di quasi tutti i filtri che si adoperavano in quei tempi. L'unico filtro che ancora resiste nell'epoca del digitale è il polarizzatore. Io sono sicuro che i paesaggisti in questo momento un po' insorgeranno e diranno: ah, non è vero che è l'unico filtro che si adopera, perché si adoperano anche i filtri ND. In realtà, scusatemi, ma permettetemi di dissentire in questo senso, perché i filtri ND e i GND in realtà non sono dei veri e propri filtri, cioè non sono, non sono dei filtri che provocano che determinano delle alterazioni nell'immagine che si va a realizzare con la fotocamera. Sono degli strumenti che permettono semplicemente di variare le possibilità di impostazione della fotocamera. Quindi non introducono nulla nell'immagine se non la possibilità di variare quelle che sono le impostazioni della fotocamera. Per dirlo in maniera ancora più semplice, se noi avessimo sulle fotocamere la possibilità di impostare l'ISO a 0.001, non avremmo bisogno delle filtri ND. Il polarizzatore invece per forza di cose va adoperato come filtro.
non c'è nessuna tecnica di post-produzione che riesca a sostituirlo. Quindi vediamo di che cosa si tratta e come funziona. Però non partiamo dal polarizzatore. Partiamo da un po' prima. Partiamo dal 1861, quando un certo signor Maxwell presentò per la prima volta una fotografia realizzata insieme ad un fotografo, a Thomas Sutton. In realtà lui aveva già presentato il processo nel 1855. Nel 1861 presentò la fotografia vera e propria. Si trattava della prima fotografia a colori. Prima fotografia a colori realizzata attraverso tre esposizioni di tre lastre in bianco e nero, fatto con un filtro rosso, un filtro verde e un filtro blu, e nella proiezione di queste immagini con tre proiettori messi a registro tra di loro e ovviamente con un filtro rosso, un filtro verde e un filtro blu in corrispondenza delle singole lastre. L'immagine, immagino che la ricordiate tutte quante, un fiocco fatto con un pezzo di stoffa di tartan, una stoffa che si utilizza per fare i kilt, che gli scozzesi utilizzano per fare i kilt. Però questo signor Maxwell non era proprio uno sprovveduto, perché si tratta di quel James Maxwell che tutti quanti i fisici, ma anche gli studenti di liceo, conoscono perfettamente per le sue equazioni, che stava studiando, guarda caso, le onde elettromagnetiche. Nella realizzazione dell'immagine a colori con i filtri rosso, verde e blu, sfruttava una tecnica che è quella della natura tricromatica della visione, che basa i suoi principi proprio sulle onde elettromagnetiche. Maxwell fu quello che stabilì che un campo elettrico variabile è associato sempre ad un campo magnetico variabile, che questi due campi a 90 gradi tra di loro hanno una direzione di propagazione. E io mi scuso con gli insegnanti di fisica, chi capisce di fisica, perché cercherò di utilizzare per delle cose abbastanza complesse un linguaggio estremamente semplice, che non ci interessa la fisica, ci interessa giusto comprendere velocemente i concetti che stanno alla base di quello di cui stiamo parlando. Quindi, queste benedette onde elettromagnetiche possono essere rappresentate da una sinusoide. Perché ci interessa questa sinusoide? Perché noi possiamo misurare la distanza che c'è tra due punti uguali della sinusoide, per esempio due creste, e questa misura ci dà la lunghezza d'onda di questa onda elettromagnetica. Se fissiamo un punto nello spazio e valutiamo nell'unità di tempo quanti punti uguali di quest'onda transitano per quel punto, noi avremo la frequenza. Lunghezza d'onda e frequenza sono legate tra di loro attraverso questa formula che ha per costante la velocità della luce. Questo che significa semplicemente? Significa che se cambia la frequenza cambia la lunghezza d'onda, se cambia la lunghezza d'onda cambia la frequenza. Qual è la caratteristica di queste onde elettromagnetiche? Si comportano come tutte le altre onde. Se voi lanciate un sasso in uno stagno si creano delle onde che percorrono quel liquido. Adesso sto parlando e mi ascoltate, perché nell'aria si ha una propagazione di onde acustiche. I terremoti li avvertiamo perché c'è una propagazione nel terreno di onde sismiche. Come vedete, tutte queste onde hanno come caratteristica quelle di avere necessità di un mezzo che le trasporti: l'acqua, l'aria, il suolo. Le onde elettromagnetiche viaggiano nel vuoto. Questo è stato un po' un problema per chi studiava le onde elettromagnetiche all'inizio, perché non si comprendeva come si potessero muovere nel vuoto. Furono ideate e pensate delle cose stranissime, come l'etere che doveva avvolgere tutto il cosmo e nel quale si muovevano queste onde elettromagnetiche. In realtà la spiegazione la diede Einstein, introducendo la natura corpuscolata delle onde elettromagnetiche, cioè il fatto che queste onde in maniera molto semplice trasportano il mezzo in cui si muovono. Trasportano cioè dei quanti di energia.
quelli che per quanto riguarda la luce chiamiamo fotoni. Qual è la caratteristica di questo fatto, cioè del fatto che trasportano energia? Che questa energia è in relazione con le caratteristiche dell'onda. Quindi è maggiore nelle onde che hanno una frequenza molto alta e una lunghezza d'onda molto piccola, e minore nelle onde elettromagnetiche che hanno una lunghezza d'onda molto ampia e quindi una frequenza molto, molto bassa. Qui vediamo uno schema di queste onde elettromagnetiche. Noi siamo avvolti dalle onde elettromagnetiche. Nel cosmo sono presenti tutte le onde elettromagnetiche presenti in questo schema. Una caratteristica importante è che la nostra atmosfera è in grado di schermare alcune di queste lunghezze d'onda. Perché è una caratteristica particolare? Perché alcune di queste lunghezze d'onda trasportano un'energia veramente notevole e pericolosa. Per altre di queste onde elettromagnetiche, invece, l'atmosfera è trasparente, permeabile. Anche questo è un vantaggio, perché ad esempio le onde radio possono attraversare l'atmosfera e quindi permetterci di comunicare con noi satelliti, ci permettono di utilizzare i radiotelescopi per vedere cosa succede nel cosmo, e invece, come dicevo prima, non permette il passaggio ad altre lunghezze d'onda. Vediamo quali sono queste onde elettromagnetiche che, come vedete, tra di loro sono tutte uguali. Quello che cambia è semplicemente la lunghezza d'onda o la frequenza che è in relazione alla lunghezza d'onda. Quella lunghezza d'onda più lunga sono le onde radio. Onde radio sono onde di chilometri o di metri. Hanno la caratteristica, come dicevo prima, di poter attraversare l'atmosfera, però per alcune di esse l'atmosfera è semipermeabile. Questo è un vantaggio, perché noi possiamo ascoltare la radio da una parte all'altra del globo, quindi le onde che hanno una direzione di propagazione dritta riescono a superare la curvatura della crosta terrestre, perché possono essere inviate verso l'atmosfera e riflesse da questo, e quindi in questo modo superare la curvatura terrestre. Un altro genere di onde che quasi tutti quanti conosciamo sono le microonde. Conosciamo perché fanno parte di uno strumento che in cucina adoperano tutti, che è il forno a microonde, che in realtà utilizza delle onde di questa lunghezza, però amplificando attraverso un sistema che si chiama magnetron. Però questo vi fa capire che queste sono delle onde che comunque hanno un'energia maggiore rispetto alle onde radio, che non avvertiamo. State attenti, perché le microonde vengono utilizzate anche dai telefoni cellulari come portante per la trasmissione del segnale. Dopo le microonde abbiamo una serie di onde che vanno dall'infrarosso all'ultravioletto, per le quali l'atmosfera è permeabile. L'infrarosso lo conosciamo un po' tutti, perché se lasciamo un oggetto al sole, questo si scalda semplicemente perché il sole, attraverso le onde della regione dell'infrarosso, ha provocato, è un po' quello che fanno anche le microonde, un aumento del movimento, del movimento cellulare molecolare all'interno del corpo, e quindi questo si è riscaldato. Le onde ultraviolette stanno un po' più distanti, e anche queste possono passare attraverso l'atmosfera. Anche queste hanno un'influenza sul nostro essere, perché sono onde in grado di determinare delle alterazioni di tipo biochimico. Pensate che le onde ultraviolette sono quelle che mettono in moto i melanociti e fanno produrre la melanina, quindi ci fanno abbronzare. Tra queste due lunghezze d'onda, cioè gli infrarossi e gli ultravioletti, c'è una banda molto piccola di onde elettromagnetiche, va dai 400 ai 700 nanometri circa, che è uguale a tutte le altre, ma che ha una caratteristica particolare. La caratteristica non è nell'onda elettromagnetica, ma è in noi, negli esseri viventi. Cioè noi abbiamo dei recettori che sono in grado di percepire queste onde elettromagnetiche. I recettori, l'avete capito, lo sapete tutti quanti, sono i nostri occhi, che reagiscono a queste onde elettromagnetiche mettendo in atto una serie di processi che non sono soltanto fisici, cioè la capacità di recepire queste onde elettromagnetiche, ma sono fisiologici e sono psicologici, che portano alla fine al fenomeno della visione. Oltre a queste onde elettromagnetiche, quindi oltre agli ultravioletti, abbiamo i raggi X, i raggi gamma,
sono delle onde che trasportano una quantità di energia enorme, in grado di interagire con gli atomi o avere delle interazioni subatomiche che possono essere dannose per i nostri organismi, ed è per questo che è importante che l'atmosfera sia impermeabile a queste onde elettromagnetiche. Ma veniamo a quello che ci interessa di più dal punto di vista fotografico. Nel momento in cui noi accendiamo una lampadina, non facciamo altro che irradiare delle lunghezze d'onda che vanno dai 400 ai 700 nanometri. E quindi queste onde elettromagnetiche ci danno la possibilità di vedere. In realtà l'accensione della lampadina non emette soltanto in questo range. Se voi toccate la lampadina accesa, soprattutto le vecchie lampadine, steno o le aloge, vi scottate le dita. Questo significa che emettono anche nell'infrarosso. I LED emettono molto di meno nell'infrarosso, infatti sono parecchio più fredde, sono molto meglio manipolabili, però in realtà quello che succede è questo, l'emissione di uno spettro di onde elettromagnetiche che è in questo range, approssimativamente in questo range. Cos'è però la luce naturale? Com'è la luce naturale? La luce naturale è una luce policroma, non coerente e non collimata. Sembrano le cose difficili da comprendere, ma sono in realtà molto semplici. Policroma significa semplicemente che contiene un po' tutte quelle lunghezze d'onda che fanno parte di quello spettro, dei 400 ai 700 nanometri. Anche se noi filtriamo una lampadina, all'interno della sua emissione troviamo comunque parte delle altre lunghezze d'onda. E anche la variazione di colore della luce è rappresentata semplicemente da una eliminazione di parte delle lunghezze d'onda. Tant'è vero che noi possiamo fare il bilanciamento del bianco sotto fonti di illuminazione con colori completamente diversi tra di loro. Non coerente e non collimata significa che le onde non sono tutte allineate tra di loro, le creste allineate con le creste e le valli allineate con le valli. E non collimata significa che va in tutte le direzioni e non in un'unica direzione. C'è un solo modo per avere una luce che ha caratteristiche completamente diverse, opposte rispetto a queste, cioè una luce che sia coerente, collimata e monocromatica, scusatemi, ed è la luce che viene emessa dai laser. I laser emettono una luce in un'unica lunghezza d'onda, quindi non c'è la possibilità di ottenere altre lunghezze d'onda da quella luce. È coerente e collimata, cioè le onde sono allineate tra di loro, quindi la quantità di energia che trasportano è notevole, ed è collimata nel senso che ha un'unica direzione. Se voi prendete uno di quei puntatori che si utilizzano per mostrare delle parti di una presentazione, puntate contro il muro e vi allontanate dal muro, vedete che il puntino che il puntatore forma sul muro resta sempre più o meno della stessa dimensione. Se fate la stessa cosa con una torcia elettrica, vedete che il fascio si allarga notevolmente. Questa è la differenza tra una luce collimata e una luce non collimata. Oltre ad avere queste caratteristiche, la nostra luce, tutte le onde elettromagnetiche, ne hanno una. Abbiamo visto che il campo elettromagnetico ha un vettore, che è quello del campo elettrico, che ha una direzione, e un altro vettore, che è quello del campo magnetico, che ne ha un'altra direzione. E poi tutte e due insieme hanno una direzione di spostamento. Questi vettori però non sono allineati nel fascio di onde elettromagnetiche, ma hanno una variazione casuale dell'allineamento. L'onda elettromagnetica quindi ha una direzione di oscillazione che è casuale. Questo è alla base di tutto quello che diremo dopo. Intanto vediamo che cosa succede quando la luce o comunque una radiazione elettromagnetica ha un'interazione con un tessuto, con una sostanza. Parliamo di luce, perché di luce stiamo parlando, ma questo vale per tutte le onde elettromagnetiche, può essere riflessa da questa nostra sostanza, da questo nostro tessuto, che significa che la luce colpisce il tessuto e questo tessuto la riemette. L'emissione ha un angolo di 90 gradi, il raggio di emissione ha un angolo di 90 gradi con l'angolo di incidenza e tutta la quantità di energia che colpisce
la nostra sostanza viene emessa. Oppure può essere assorbita, cioè la radiazione resta all'interno del tessuto. Questo è il modo in cui noi vediamo il bianco o vediamo il nero. Vediamo il bianco quando tutta la radiazione viene riflessa, vediamo il nero quando tutta la radiazione viene assorbita. Però qui dobbiamo parlare di teoria dei colori, che non fa parte di questo, di questa trattazione. La luce può subire anche un altri tipi di interazione con il tessuto. Può essere trasmessa, cioè può attraversarlo. Pensate ad un bicchiere pieno d'acqua, una torcia dietro il bicchiere, voi attraverso il bicchiere vedete la luce della torcia che sta dietro. Oppure può essere diffusa all'interno della sostanza. Pensate allo stesso bicchiere, a questo punto non più pieno d'acqua, ma pieno di latte. Se voi ponete la torcia dall'altra parte del bicchiere, vedete tutto il bicchiere illuminarsi, ma non vedete la torcia. Questa è la differenza tra la trasmissione e la diffusione. Per quello che ci interessa, cioè per quanto riguarda la polarizzazione, i fenomeni che ci riguardano soprattutto sono la riflessione e la diffusione. Riflessione e diffusione sono due modi attraverso i quali la luce che proviene da una determinata sorgente viene rinviata verso un'altra direzione, e la maggior parte di questa luce che viene rinviata, che viene riflessa o che viene diffusa, è luce polarizzata. Cosa si intende per luce polarizzata? Abbiamo visto prima che la nostra luce ha una, le nostre radiazioni elettromagnetiche hanno una direzione di oscillazione casuale. Se questa luce viene ad attraversare una sostanza che la diffonde, viene riflessa da una superficie che non è metallica o attraversa un filtro Polaroid. Questo è il sistema che si utilizza per realizzare, per ottenere della luce polarizzata. La direzione di vibrazione sarà una sola. Quindi la luce smetterà di avere oscillazioni casuali, avrà una sola oscillazione. Il filtro Polaroid è un filtro, poi vedremo anche un uso pratico, realizzato da una struttura, da un materiale plastico che viene stirato durante la termoformazione, per cui si creano delle catene polimeriche allungate che formano una specie di griglia che lascia passare un'unica direzione di vibrazione della luce. Quindi luce normale che ha direzioni di oscillazioni multiple incontra il nostro filtro, viene fuori una luce che ha un'unica direzione di oscillazione. Questo si ha se passa attraverso un filtro, si ha se viene diffusa o se viene riflessa da sostanze che non siano metalliche. Quali forme di polarizzazione possiamo avere? La polarizzazione lineare è la più semplice, quella che abbiamo visto prima, il filtro che lascia passare un'unica asse di vibrazione della luce. Una polarizzazione circolare, quest'asse tende a ruotare continuamente. Non è la stessa cosa di questa, è la luce non polarizzata. Vedete, ha contemporaneamente oscillazione in tutti i piani. In questo caso noi abbiamo oscillazioni alternate nei diversi piani, con i diversi angoli. Oppure l'oscillazione ellittica che è simile a quella circolare. Vi dicevo prima che è possibile polarizzare un'onda elettromagnetica. Perché polarizzare un'onda elettromagnetica? Questo è uno dei motivi per cui si utilizza un'onda elettromagnetica polarizzata. Chi ha più o meno la mia stessa età ricorderà queste cose. Queste erano le antenne di ricezione televisive quando il televisore era un pezzo unico. Pezzo unico nel senso che nelle case c'era un solo televisore. Pezzo unico nel senso che l'allora RAI, Radio Televisione Italiana, trasmetteva un solo canale. Che si chiamava Rai 1, ma si chiamava Primo Canale. Cioè, anzi, all'inizio si chiamava soltanto trasmissione televisiva, non c'era divisione tra i canali. A un certo momento la Radio Televisione Italiana pensò di trasmettere un secondo segnale, quindi un secondo canale. Come faceva per fare arrivare al nostro televisore i due segnali?
polarizzando le onde elettromagnetiche. Polarizzava lungo un asse una prima onda elettromagnetica e quella trasportava il segnale del primo canale, secondo un altro asse un'altra onda elettromagnetica che trasportava il secondo canale. Noi in casa riuscivamo a vedere i due canali separatamente che venivano veicolati dalla stessa onda elettromagnetica polarizzata diversamente. Nei cieli blu della nostra infanzia c'era una selva di queste antenne, adesso sostituite dalle parabole, quindi il sistema di trasmissione è stato completamente cambiato. Però il cielo blu con le antenne mi fa venire in mente un nostro compianto conterraneo che lo cantava, il cielo blu. Ed era Rino Gaetano. Perché è importante questo cielo blu? Allora, intanto vi dico una cosa, è importante, giusto per ritornare alla teoria dei colori, per fare una piccolissima digressione che non c'entra niente con quello che dirò proprio dopo. Come dicevo prima, la visione dei colori è una visione, è un processo estremamente complesso, che interessa sia la fisica che la fisiologia che la psicologia, ma la visione dei colori è influenzata anche da un altro fatto. I colori noi non li vediamo mai per come sono, perché sono influenzati dal contesto, cioè dai colori che hanno accanto. Quindi noi non vediamo mai un colore per com'è, perché accanto ha degli altri colori. La possibilità di vedere un colore senza contesto è rarissima. Colore senza contesto sarebbe quello, ad esempio, di un semaforo rosso di una linea ferroviaria visto lontano da un paese dove non c'è inquinamento luminoso. Ovviamente è una situazione difficilissima da trovare. Un'altra possibilità di vedere un colore senza contesto è quella di guardare un cielo blu. Guardare un cielo blu, quindi quando non ci sono nuvole, e riuscendo a vedere soltanto una porzione del cielo blu, è uno dei modi, uno dei pochissimi modi che ci permette di vedere un colore senza contesto. Ma perché adesso è importante questo cielo blu? Questo cielo blu è importante perché dobbiamo capire perché il cielo è blu, innanzitutto. Il cielo è blu perché l'atmosfera è in grado di diffondere le lunghezze d'onda che hanno le lunghezze d'onda più piccole della componente della luce. Le lunghezze d'onda più piccole della componente della luce sono quelle del blu. Quindi quando il Sole manda le sue onde elettromagnetiche, tra cui lo spettro luminoso, attraverso l'atmosfera, l'atmosfera è come se rubasse la componente blu e lasciasse passare le altre componenti. Per cui noi vediamo il Sole giallo e vediamo il cielo azzurro. Se non ci fosse questo fenomeno, noi vedremmo il cielo nero e il Sole bianco. Chi studiò questo fenomeno fu Lord Rayleigh, che studiò proprio nello specifico quanto venisse diffusa questa lunghezza d'onda, e attribuì questa diffusione soprattutto alle piccole particelle di polvere, alle goccioline di vapore. Non è così, perché se noi avremmo variazioni di colore in base al tipo di polvere, in base alla quantità di vapore. In realtà fu Einstein che studiò il fenomeno e capì che la diffusione della lunghezza d'onda del blu si ha perché l'energia trasportata dalle onde elettromagnetiche è in grado di indurre nelle molecole di ossigeno e di azoto presenti nell'aria una variazione dell'assetto elettrico, creando un dipolo che è la struttura che è in grado di diffondere la componente blu della luce del Sole. Vi rendete conto di quante volte ho detto diffondere? Sapete perché ho detto diffondere tante volte? Come vi dicevo all'inizio, due fenomeni di interazione delle onde elettromagnetiche, della luce in questo caso, con la materia, sono in grado di determinare luce polarizzata. E queste sono la riflessione e la diffusione. Capite ora che questo fenomeno, che ci fa vedere il cielo blu, è quello che sta alla base della polarizzazione del cielo. La luce blu del cielo è una luce blu, altamente polarizzato.
ma quando e verso dove è polarizzato. Come dicevo, la direzione di polarizzazione operata da questo dipolo è a 90 gradi rispetto alla luce del sole. Quindi noi avremo la componente polarizzata, la maggiore componente polarizzata del cielo blu a 90 gradi rispetto al sole. A questo punto ci chiediamo, questa è un'altra cosa che avevo aggiunto, che volevo dire, tanti amano i tramonti, i tramonti rossi. Perché è rossa la luce del tramonto? Perché la quantità di spazio all'interno dell'atmosfera che attraversa la luce del sole è molto maggiore rispetto a quando il sole è allo zenith. Quindi la luce polarizzata e diffusa blu è molto lontana rispetto a quella che raggiunge l'osservatore al tramonto. Per cui noi al tramonto abbiamo queste situazioni. Però se abbiamo la compiacenza di guardare verso l'alto, troviamo questo. C'è la luce polarizzata. Ma stavamo parlando di altro. Stavamo parlando quindi di luce polarizzata del cielo, proprio per quello che stavamo dicendo prima, e del filtro polarizzatore. Che cosa fa il filtro polarizzatore? Il filtro polarizzatore è in grado di intercettare questa luce polarizzata. Intercettare questa luce polarizzata è o lasciarla passare o bloccarla a seconda di come è inclinato rispetto alla luce polarizzata. La luce polarizzata è una luce che viene da fenomeni di diffusione o di riflessione. Se ci pensate bene, fenomeni di diffusione, la nebbia è un fenomeno di diffusione. O i fenomeni di riflessione sono dei fenomeni che determinano una riduzione di contrasto della scena. Quindi noi con il polarizzatore non facciamo altro che intercettare questa luce polarizzata, che è una luce che provoca una riduzione di contrasto e quindi una riduzione della qualità della luce, e la eliminiamo. Eliminandola otteniamo un miglioramento della qualità della luce della scena inquadrata. Quindi il polarizzatore non fa altro che eliminare, se è inclinato in un determinato modo, quindi a 90 gradi rispetto alla luce polarizzata che lo sta colpendo, di eliminare quelle parti di luce che determinate dalla diffusione o dai fenomeni della diffusione o della riflessione determinano un'alterazione, una riduzione della qualità della luce nella scena inquadrata. Qui vedete due filtri polarizzatori, uno circolare ed uno che è montato all'interno di un portafiltri a lastre. Sono praticamente uguali. E quello circolare si avvita sull'obiettivo, quello che si monta nel portafiltri, e chiaramente anche lui è un filtro circolare. Perché è un filtro circolare? Non si può usare, non esiste un polarizzatore all'asta, perché il polarizzatore, come vi dicevo prima, deve essere ruotato in maniera tale da intercettare la direzione di oscillazione della luce che vogliamo eliminare. Quindi nei portafiltri all'asta si inserisce un filtro polarizzatore circolare che può essere ruotato in maniera tale da orientarlo nella giusta direzione. E quello che vi dicevo prima, un uso comunissimo dei filtri di polarizzazione è quello che si fa con gli occhiali, occhiali da guida notturna o occhiali da sole. Occhiali da guida notturna che cosa fanno? Non fanno altro che eliminare i riflessi. E quindi ci rendono più nitida l'osservazione della strada. Stessa cosa durante il giorno, i filtri polarizzati degli occhiali da sole non fanno altro che eliminare i riflessi e la foschia, e quindi rendono più nitido la visione. Quello che fa il polarizzatore sulla fotocamera. Vediamo adesso di capire quali sono le caratteristiche a cui badare quando ci accingiamo ad acquistare un filtro polarizzatore. Tanto esistono dei filtri polarizzatori lineari e filtri polarizzatori circolari. Un po' tutti sanno che sulle fotocamere digitali è bene utilizzare i filtri polarizzatori circolari. E spero che tutti sappiate il motivo per cui è bene utilizzare un filtro polarizzatore circolare piuttosto che un filtro polarizzatore lineare. Sulle vecchie fotocamere, invece, fotocamere dell'epoca
analogica, nell'epoca chimica, si utilizzavano i filtri polarizzatori lineari. E vediamo qual è la differenza tra un filtro polarizzatore lineare e un filtro polarizzatore circolare. Dal punto di vista fotografico non esiste nessuna differenza. Quello che ottenete con un filtro lineare ottenete con un filtro circolare. Perché questo? Perché in realtà il filtro polarizzatore circolare non è altro che l'unione di due filtri polarizzatori. Un filtro polarizzatore lineare che ha lo scopo di ottenere quella eliminazione della luce polarizzata che abbiamo visto prima è un filtro polarizzatore circolare che elimina parte di questa polarizzazione della luce. Perché questo è importante sulle fotocamere digitali? Che poi non è in realtà importante sulle fotocamere digitali, è importante sulle fotocamere dotate di autofocus e dotate di autofocus a rilevazione di fase. Le fotocamere dotate di sistema a rilevazione di fase utilizzano un sensore che ha al di sopra delle micro lenti che servono per dividere i fasci luminosi che entrano in maniera tale che il motore dell'autofocus possa ricentrare i fasci luminosi sdoppiati e ritrovare il punto di messa a fuoco molto velocemente. A differenza dei sistemi di a rilevazione di contrasto, che invece non fanno altro che trovare il punto di massimo contrasto muovendo il motore dell'autofocus in avanti e indietro. Salute a tutti. Niente, una brevissima presentazione di che cos'è CineSud Photo Magazine. CineSud Photo Magazine è una piattaforma che ha come scopo quello di diffondere la cultura fotografica. È un mio pallino da sempre. Lo scopo principale è quello di mettere in contatto appassionati di fotografia, professionisti di fotografia o comunque semplici frequentatori. Che cosa abbiamo fatto all'interno di questo sito, di questa piattaforma? Abbiamo creato una serie infinita di interessi e ogni giorno praticamente verranno pubblicati nuovi articoli, nuovi contest, news e rumors delle aziende, tutto questo per cercare di renderlo un portale indispensabile per tutti coloro che frequentano il mondo della fotografia. E vedete scorrere delle immagini, queste immagini sono quelle che trovate sul sito. In breve una raccomandazione, se volete sostenerci e sottoscrivete la Light Card, avrete così diritto a un'infinità di agevolazioni economiche e di formazione, quindi tipo questo di oggi che è un incontro gratuito a cui potete assistere, a tutti i martedì ci saranno incontri di questo tipo. E tipo degli sconti speciali su alcuni prodotti, dal libro al corso di fotografia, all'acquisto di un apparecchio o di uno strumento fotografico. E speriamo di potervi, come dire, coinvolgere tutti. E una prima cosa che dovete fare è cliccare sul sito, iscrivervi alla newsletter e dopodiché frequentarci. Sono convinto, sono certo che non vi deluderemo. Vi auguro una buona visione e un buon inizio di questo incontro che oggi avremo il modo e spero il piacere di apprezzare e di condividere poi sui nostri social. Grazie. Le micro lenti di cui vi parlavo prima, messe sui sensori d'autofocus, sono sensibili alla luce polarizzata, per cui rischierebbero di mandare in tilt il sistema autofocus se noi blocchiamo la luce polarizzata e quindi interveniamo sulla polarizzazione della luce. Il filtro polarizzatore che sta dietro al polarizzatore lineare nei filtri fotografici non fa altro che reintrodurre parte della luce non polarizzata e permettere al sistema autofocus di riappropriarsi della possibilità di mettere a fuoco correttamente e velocemente. Dal punto di vista fotografico è identico utilizzare un filtro polarizzatore lineare o circolare. Come si distingue un polarizzatore lineare da un circolare? Intanto dal fatto che c'è scritto sopra, ma poi
se volete vedere se in realtà un filtro polarizzatore è lineare o circolare, mettetevi davanti ad uno specchio. Guardate attraverso il filtro polarizzatore ponendo la filettatura del filtro verso di voi. Nello specchio vedrete il vostro occhio che sta guardando attraverso il filtro polarizzatore, anche se ruotate il filtro polarizzatore. Poi ruotatelo, cioè mandate la filettatura verso lo specchio. Non vedrete più nulla. Questo perché la luce che passa attraverso il filtro, la luce che sbatte al vostro occhio e passa attraverso il filtro, viene polarizzata circolarmente dal filtro polarizzatore che sta dietro. Viene, per esempio, polarizzata circolarmente verso destra. Questa luce polarizzata circolarmente verso destra raggiunge lo specchio e torna indietro riflessa, quindi al contrario, polarizzata verso sinistra. Polarizzata verso sinistra non può passare attraverso il filtro polarizzatore circolare, quindi non vedete nulla. Quindi se volete essere sicuri che il filtro che avete comprato è un polarizzatore circolare, mettete davanti uno specchio e fate questa prova. Se è un lineare, comunque voi mettiate il filtro, non cambia nulla. Vedrete sempre attraverso. Cosa fondamentale nell'acquisto di un filtro è lo spessore. Non tanto del vetro quanto della montatura del filtro. Il filtro polarizzatore è un filtro formato da due pezzi di vetro che ruotano l'uno rispetto all'altro. Per cui ha già uno spessore per conto suo, deve essere montato in una montatura metallica che dà un ulteriore spessore. Visto che i filtri polarizzatori li utilizzano soprattutto i paesaggisti, visto che i paesaggisti hanno la brutta abitudine di utilizzare i grandangolari, un filtro polarizzatore con una montatura molto spessa rischia di indurre una vignettatura nell'immagine. Quindi preferite sempre dei filtri polarizzatori sottili. Ovviamente la qualità. Voi sapete che nella catena ottica della realizzazione dell'immagine, l'immagine ha la qualità che ha il suo componente, l'anello di questa catena più debole. Quindi se avete una fotocamera con un super sensore, ci montate sopra un obiettivo di plastica, la qualità non sarà quella data dal super sensore, ma dall'obiettivo di plastica, che è la qualità più bassa. Se avete una macchina con un super sensore, ci montate su un obiettivo professionale di altissima qualità e poi montate un filtro polarizzatore di plastica, la qualità sarà quella, la qualità dell'immagine sarà quella determinata dal polarizzatore di plastica, così come da qualsiasi altro filtro di plastica montato sopra. Quindi la qualità deve essere pari al sistema che avete. Quindi non potete avere un sistema di elevatissima qualità e montare un filtro di scarsa qualità, che dice tanto vabbè, per una fotografia ogni tanto che faccio col polarizzatore. Però quella fotografia ogni tanto che fate col polarizzatore vi fa pentire di non avere speso quella piccola quantità di soldi in più per avere un oggetto, uno strumento all'altezza della vostro, dei vostri strumenti. E vediamo i campi di utilizzo del filtro polarizzatore. Ovviamente questo è il classico campo di utilizzo del filtro polarizzatore, cioè il classico panorama con il cielo, poi magari c'è qualche nuvola perché dà una tridimensionalità eccezionale a questo cielo, eliminando praticamente la luce polarizzata e quindi eliminando foschia e rendendo tutto un pochino più denso, più carico, più scuro, proprio perché stiamo eliminando parte della luce. Vi dicevo che gran parte della luce del cielo è polarizzata, quindi se la eliminiamo, eliminiamo parte della luce, quindi rendiamo più scuro il nostro cielo. È chiaro che l'inclinazione rispetto alla fonte di illuminazione è determinante, come dicevo prima, qui vedete siamo a 90 gradi, vedete le ombre, siamo a 90 gradi rispetto al sole. Questa immagine vedete c'è un leggero color grading che non c'entra comunque con l'effetto del filtro polarizzatore. Questa è l'unica immagine realizzata per scopi diversi che vedete in questa presentazione. Le altre sono delle immagini fatte apposta per spiegarvi i diversi concetti e quindi non vedrete delle belle immagini, soltanto delle immagini utili. Immagine utile. Come vi dicevo prima, gran parte delle persone che utilizzano il polarizzatore sono i paesaggisti che amano fotografare con focali molto corti. State attenti, ho detto che
il massimo effetto si ha a 90 gradi rispetto alla fonte di illuminazione che è il sole, ma se utilizzate un grandangolare spinto, in questo caso è un 17 mm, anche se vi mettete a 90 gradi rispetto al sole, rischiate che il campo inquadrato sia superiore e vada a sconfinare oltre quell'angolo e quindi che in una parte dell'immagine non si abbia l'effetto della polarizzazione. Quindi avete un cielo che ha una diversità di colore a seconda dell'azione del polarizzatore o della mancanza di azione del polarizzatore. Ve lo faccio vedere con un brevissimo video in cui vedete proprio l'azione del polarizzatore. Vedete come metà cielo diventa scuro, mentre sull'altra metà il polarizzatore non ha nessun effetto. Quindi state attenti quando utilizzate il polarizzatore a come vi disponete e all'angolo di campo che ha il vostro obiettivo. Questo è fondamentale. Vedete che nelle immagini polarizzate il cielo praticamente assume un aspetto molto più uniforme rispetto all'immagine non polarizzata e siccome agisce anche sulla riflessione, in questo caso la riflessione della luce da parte delle foglie, vedete che aumenta anche la densità di colore, aumenta anche il colore diventa più saturo. Non è che il colore diventi più saturo, abbiamo il colore senza quell'effetto di riflessione, quindi di perdita di qualità che è data dalla luce riflessa. Vedete come riuscite a tirare fuori anche dei colori che in realtà non si vedono nell'immagine effettuata senza il filtro polarizzatore. Se l'angolo di inquadratura non è a 90 gradi rispetto al sole, non c'è nessuna differenza tra l'immagine realizzata con il filtro polarizzatore e l'immagine realizzata senza il filtro polarizzatore. Vediamo degli altri campi di utilizzo del filtro polarizzatore. Vi ho detto la riflessione determina luce polarizzata. La riflessione di un vetro è quasi completamente data da luce polarizzata. Il polarizzatore elimina questa luce riflessa e ci fa vedere attraverso il vetro. In questo caso noi abbiamo una doppia, abbiamo riflessione e diffusione. La riflessione da parte del vetro e diffusione da parte dell'acqua che c'era sul vetro. Vedete, si vede attraverso. Questo è quello che succede ruotando il filtro polarizzatore. Vedete attraverso il vetro. Potreste dire, potevi usare un cavalletto per fare queste riprese. È vero, avrei potuto usare un cavalletto, anche se ho fatto questo video con una D4 che è una macchina tropicalizzata. Ho preferito stare sotto l'acqua per il meno tempo possibile, anche a costo di avere un po' di movimento nella ripresa. Guardate anche in questo caso, diffusione da parte dell'acqua presente sulle tegole, ve lo faccio vedere meglio con le immagini, diffusione e aumento di... Non è, ripeto, un aumento della saturazione. Questa è la saturazione delle tegole. In questo caso c'è una diffusione, c'è l'aggiunta di una luce che disturba, che il polarizzatore elimina. Altri campi di impiego del polarizzatore, quindi altri riflessi che possiamo eliminare, ad esempio su una superficie lucida. Superficie lucida che può essere quella di un mobile, il legno. E guardate come potete rendervi conto di quello che dicevo prima, cioè della inclinazione del polarizzatore rispetto alla luce polarizzata. La luce riflessa è una luce polarizzata. Questo mobile è illuminato praticamente da due fonti di illuminazione, sono due balconi, uno da questa parte e uno da questa parte. Ruotando il polarizzatore io ho eliminato il riflesso che veniva da questa parte, ma questo ha un altro angolo di riflessione. E quindi questo riflesso non è stato eliminato. Se avessi eliminato questo, non avrei eliminato quest'altro.
Quindi quando vi trovate di fronte a angoli diversi di riflessione, potete eliminare un solo riflesso. Vi volevo chiedere una cosa. Se nel mio parlare c'è qualcosa che non vi è chiaro, c'è qualcosa che volete che approfondiamo, che spieghiamo un po' più approfonditamente, più dettagliatamente, o meglio, perché magari non ho utilizzato le parole giuste, ditemelo subito. Non trasciniamoci questa cosa fino alla fine, sempre se è rimasto qualcuno ad ascoltare, altrimenti poi non ci raccapezziamo. Quindi fermatemi in qualsiasi momento e andiamo avanti. Questi sono quei caratteristici vetri riflettenti, quelli che fanno vedere dall'interno verso l'esterno, ma non dall'esterno verso l'interno. Su questi il polarizzatore non fa nulla, perché questi vetri sono costruiti depositando uno strato sottile di una sostanza metallica sulla superficie che praticamente funziona come un metallo, quindi riflette, non luce polarizzata. Quindi non è possibile intervenire con il polarizzatore. Ora, abbiamo finora parlato di questa luce polarizzata che possiamo ottenere attraverso un filtro polarizzatore, oppure luce polarizzata che si ha spontaneamente attraverso il fenomeno di diffusione o di riflessione. Quindi abbiamo la nostra luce, filtro polarizzatore, che la polarizza, fa uscire la luce che vibra in un'unica direzione. Se noi a questa luce che vibra in un'unica direzione poniamo davanti un altro polarizzatore inclinato a 90 gradi, quindi che intercetta completamente la luce che viene dal primo polarizzatore, che cosa succede? Blocchiamo completamente la luce. Quindi non esce più niente. Abbiamo il fenomeno della doppia polarizzazione. Una prima polarizzazione che fa oscillare la luce in un'unica direzione. Un secondo filtro che blocca anche quella direzione e quindi non abbiamo più luce. Vediamolo, questo fenomeno della doppia polarizzazione. Questo è un piano luminoso sul quale c'è un filtro polarizzatore che è un foglio praticamente, e sulla fotocamera è montato un altro polarizzatore che sto ruotando. Vedete che man mano che io ruoto il filtro polarizzatore sulla fotocamera, viene bloccata la trasmissione della luce. Primo polarizzatore che polarizza secondo una direzione, il secondo polarizzatore che blocca quella direzione e non fa passare più luce. I puntini luminosi che vedevate, vi ho fatto vedere, non erano buchi nel filtro polarizzatore, ma era polvere. Perché vi ho fatto vedere questa cosa? Perché amassi farvi vedere che ho i filtri polarizzatori sporchi? Ma per farvi capire che la luce polarizzata che veniva fuori da questo filtro, se incontra un ostacolo, una particella di polvere, viene deviata e quindi non ha più quella direzione di oscillazione. Per cui è come se per il polarizzatore non fosse più luce polarizzata. È come la doppia polarizzazione la doppia riflessione sul mobile di prima. Ora riusciamo ad eliminarla, quella che invece viene fuori dalla particella di polvere no. Anche questa cosa è importante. Vedete il nostro filtro polarizzatore, due polarizzatori. Primo polarizzatore, lo ruoto, blocco la luce. Secondo polarizzatore, lo ruoto, blocco la luce. Qua non passa luce, però se io tra questo filtro e il filtro che c'è sotto inserisco l'altro filtro ruotato, ho introdotto una nuova direzione di oscillazione della luce. E quindi di nuovo passa la luce. La blocco nuovamente quando i due filtri hanno lo stesso asse di direzione. È un pochino quello che succede con il polarizzatore circolare, in cui il secondo filtro, quello che induce la luce polarizzata circolare, permette al sensore della fotocamera al sensore dell'autofocus e la fotocamera di funzionare. Funziona in questo modo praticamente. Questo
Questi sono i filtri che ho utilizzato, sono dei fogli praticamente di 20 cm per 20 cm messi su un piano luminoso. Vediamo i possibili usi della doppia polarizzazione. La doppia polarizzazione praticamente è l'utilizzare non una fonte di luce convenzionale, ma una fonte di luce sulla quale sia stato applicato un filtro polarizzatore. Quindi una fonte di luce che non ci dà una luce che una radiazione che oscilla in tutte le direzioni, ma una radiazione che oscilla in un'unica direzione. Prima io ho detto che gli oggetti metallici sono quelli che non emettono luce polarizzata, riflettono la luce senza polarizzare. Questo è un paio di forbici con una superficie a specchio, una superficie non a specchio. È la superficie del tavolo su cui è posata la luce. Vedete che le forbici. Vedete che qui abbiamo la riflessione e abbiamo la diffusione da parte di queste due superfici della luce che sta illuminando le forbici. Se io utilizzo un filtro polarizzatore, elimino questa luce polarizzata, elimino questa luce polarizzata, non elimino questa luce, perché non è polarizzata. Ma se io, anziché utilizzare una fonte di luce convenzionale, sul mio illuminatore applico un filtro polarizzatore, quello che ottengo è questo. Cioè l'eliminazione dei riflessi anche dalle superfici metalliche. Perché a questo punto il metallo non riflette più una luce che non riesce a polarizzare, riflette una luce che è già polarizzata. E quindi io posso eliminarla con l'altro polarizzatore. Si può utilizzare questa tecnica? Sì. Si può utilizzare, ad esempio, vedete, nella eliminazione dei riflessi dalle superfici metalliche. È una tecnica che si adopera quando si debbano fotografare, ad esempio, delle opere d'arte, ad esempio, degli oggetti metallici, eliminando completamente i riflessi. Vedete che vengono fuori anche i difetti dell'oggetto metallico. Ovviamente io in questo caso sono stato un po' furbo, nel senso che ho utilizzato un oggetto metallico ad una sola superficie riflettente. Se ho un oggetto metallico con più superfici riflettenti, elimino la riflessione soltanto lungo una determinata direttiva, non sulle ali. Qui faccio vedere in foto quello che succede. Questo è senza il filtro polarizzatore, questo è con un filtro polarizzatore soltanto sull'ottica, vedete, viene eliminata la riflessione da parte del legno del tavolo, non quella della cornice. Ed ecco invece con la doppia polarizzazione vengono eliminati tutti i riflessi. Quindi questa è una delle applicazioni della doppia polarizzazione. Questa è un'applicazione nel mio campo professionale, che non è la fotografia, della doppia polarizzazione. Questo strumento è formato praticamente da un sistema, lo faccio vedere prima, da un sistema dotato da un manico con una finestra attraverso la quale si può guardare, da 6 LED tarati 5500 Kelvin e da un filtro che può essere applicato su questo sistema. E la caratteristica di questo filtro, qui è fotografato senza polarizzatore sulla fotocamera, qui invece con il polarizzatore sulla fotocamera, su un piano luminoso. Vedete che se con il polarizzatore montato sulla fotocamera io posso bloccare la luce che passa attraverso questa parte del filtro, però da qua la luce passa, oppure posso bloccare la luce che passa da queste finestrelle, ma non quella che passa da qua. Che significa? Significa che questi sono due filtri polarizzatori a 90 gradi l'uno rispetto all'altro. Quindi la luce che uscirà dai 6 LED avrà una direzione di polarizzazione e questo filtro bloccherà quella direzione di polarizzazione. In che cosa si utilizza questa cosa? Nella registrazione del colore dei denti. I denti riflettono la luce che riflettono è polarizzata, perché non sono metallici chiaramente, con la doppia polarizzazione riesco ad eliminare quei riflessi. Vedete come cambia il colore? La riflessione induce un aumento del valore, quindi questi sembrano più grigi rispetto a questi. In realtà il vero valore è questo.
Per poterlo determinare, l'unico modo è quello di eliminare i riflessi, quindi eliminare la luce che provoca l'alterazione cromatica. La doppia polarizzazione si utilizza anche nello studio dei minerali con i microscopi polarizzati. C'è un modo per divertirsi anche con la doppia polarizzazione. Io, il mio genere fotografico, poi magari ne parleremo qualche altra volta in maniera più approfondita, è un genere fotografico particolare. Io faccio, fotografie, ma, okay. Io faccio fotografie inutili e sono in buona compagnia, perché sono in compagnia di quei poeti che scrivono poesie d'amore inutili, o di quei compositori che scrivono delle melodie inutili. Cioè, le mie fotografie hanno la loro utilità in se stesse. E il divertimento è una di queste utilità. Con la doppia polarizzazione ci possiamo in qualche modo divertire, soprattutto in questo periodo in cui siamo chiusi in casa. Non possiamo andare in giro a fare le fotografie che ci piace, che ci piacerebbe fare. Sì, possiamo divertirci. E possiamo divertirci in questo modo. Realizzando delle immagini in cui colore è la vera immagine. È come quando date ad un bimbo un foglio di carta e dei pennarelli o degli acquerelli. Non fanno altro che riempire quel foglio di carta di colore. Colore senza un vero significato, solo per la gioia di vedere il colore. Queste immagini si ottengono con la tecnica della doppia polarizzazione. Piano piano riuscirete a capire anche come e che cosa sono. Sono delle cose banalissime. Qui cominciate a capirlo. Cominciate anche a capire come funziona la tecnica. Vi ricordate i granelli di polvere di cui parlavamo prima, che abbiamo visto prima. Questo è il filtro polarizzatore posizionato sul piano. Vedete che è pulito, non c'è la polvere. L'altro polarizzatore è sulla fotocamera. I due polarizzatori bloccano la luce che esce. La luce che esce è in qualche modo deviata da questi strumenti di plastica. Qual è la caratteristica di questi strumenti di plastica? Durante la termoformazione vengono stirate queste plastiche, per cui hanno la caratteristica di diffondere le diverse lunghezze d'onda con diverse direzioni. Diffondendo le diverse lunghezze d'onda con diverse direzioni, noi le intercettiamo. E quindi otteniamo questi colori che sono casuali. Che sono, vi assicuro, divertentissimi da fotografare, mi fanno trascorrere un po' di tempo così a divertirvi a vedere che cosa succede, che cosa si tira fuori da queste cose. Questi sono gli strumenti che ho adoperato, vedete, delle posate di plastica, dei bicchieri di plastica, insomma, tutti oggetti comunissimi che avete in casa, con il piano luminoso sul quale era posizionato il foglio del filtro polarizzatore. Ora, qualcuno di voi mi potrà dire: ma io per fare questa cosa devo andare a comprare il foglio polarizzatore e mi devo procurare il piano luminoso? No, vi faccio un regalo. E il regalo è questo. Questo è un piano luminoso. Davanti ci mettiamo un filtro polarizzatore, vedete, è un piano luminoso con un filtro polarizzatore. È un piano luminoso con un filtro polarizzatore che avete tutti. Adesso Io che ve speravo lo di faccio vendere un po' di vedere. filtri stasera. Avete sentito? Dico, io che speravo di vendere un po' di filtri stasera. Vabbè, Eccolo. No, il filtro polarizzatore lo dovete comprare. allora. Il filtro polarizzatore lo dovete comprare. E quel foglio di polarizzatore. I monitor dei portatili sono praticamente una sorgente di luce polarizzata, perché il monitor a cristalli liquidi è fatto da una lampada,
uniforme che illumina due filtri polarizzatori incrociati tra di loro, per cui non passerebbe luce. In mezzo c'è uno strato di cristalli liquidi che con diverse tensioni elettriche viene modificato e funziona come la polvere, funziona come le posate di plastica, lascia passare una parte di luce. E quindi noi vediamo quello che ci interessa sul monitor del computer. Se proiettiamo una immagine bianca realizzata con Photoshop, non abbiamo altro che un piano polarizzato a portata di mano. Io spero di non avervi addormentato tutti. Spero, non so, di essere rimasto nei tempi, non ho idea, poi sì, penso di Guarda, sì. sì, hai sforato forse di qualche minuto, ma erano in 29, sono diventati 31 i partecipanti, quindi semmai è stato, almeno parlo per me, è stato molto interessante. La prima parte sembrava un po' pesante, ma infatti lo rivedrò partendo dall'inizio, dopo aver acquisito tutte le informazioni della fine, mi spiegherò ancora meglio perché io sono un po' precoccio. Mi spiegherò sicuramente tutto quello che mi hai detto e quelle foto che hai Vedi, io ho consapevolezza dell'utilizzo del. una deformazione mia, è questa. Quando mi approccio a fare qualcosa, qualsiasi genere, con la fotografia, che è un divertimento e basta, mi piace avere contezza di quello che c'è dietro. Anche senza scendere e sviscerare in maniera esagerata, però capire cosa c'è alla base di quel processo. E penso che questa cosa non è utile alla fine per realizzare quella cosa, ma per sapere che cosa si sta realizzando, perché succede quella cosa. Ecco, tutto qua. Sì, poi hai ricevuto poco fa un commento, non so se vedete la chat perché non sono esperto, dove dice bellissima esperienza, bellissima esposizione, dice complimenti, molto interessante, una semplice curiosità che lavoro fa lo speaker, qualcuno mi chiede. E poi c'è qualcuno che dice bravissimo Tommaso, un'eccellente spiegazione scientifica sull'utilizzo della polarizzazione, complimenti, e sui vari utilizzi del filtro polarizzatore. E quindi stai ricevendo dei complimenti, ma ce lo immaginavamo. Io volevo, se tu hai completato, far Sì. Sì, vedere il tuo articolo condividendo il mio schermo. Posso farlo? quindi esco dal mio, sì. Se hai finito, Sì, ho hai finito. finito. Allora vediamo se riesco a condividere il mio schermo. Vi invito a Ma leggere di Tommaso il l'ultimo. lavoro che faccio qualcuno l'avrà capito Sì, vedendo i denti. vedendo i denti. Ecco, questo è, aspetta che togliamo i partecipanti, questo è un articolo che ha pubblicato Tommaso proprio l'altro giorno e sono incuriosito da questa fotografia. Lui ha fatto un articolo, io gli ho chiesto di scrivere il suo rapporto con la fotografia e luce fu e poi è da leggere, poi a un certo punto di questo articolo è straordinario il fatto quando lui si autodefinisce uno che vuole una rigidità scientifica in tutto quello che faccio, lo ha dimostrato ampiamente. Questo articolo è presente nella scheda di Tommaso, così come tutti gli autori hanno per ora pubblicato i propri articoli, facendo riferimento al proprio rapporto con la fotografia. Io, se non vi annoio un attimo, volevo mandare, per poi arrivare ai saluti, quel video che forse in diversi non hanno visto perché l'abbiamo fatto partire. È solo un attimo di pubblicità. Salute a tutti e niente, una brevissima presentazione di che cos'è CineSud Photo Magazine. CineSud Photo Magazine è una piattaforma che ha come scopo quello di diffondere la cultura fotografica. È un mio pallino da sempre. Lo scopo principale è quello di mettere in contatto appassionati di fotografia, professionisti di fotografia o comunque semplici frequentatori. Che cosa abbiamo fatto all'interno di questo sito, di questa piattaforma? Abbiamo creato una serie infinita di interessi e ogni giorno praticamente verranno pubblicati nuovi articoli, nuovi contest, news e rumors delle aziende, tutto questo per cercare di renderlo un portale indispensabile per tutti coloro che frequentano il mondo della fotografia. E vedete scorrere delle immagini, queste immagini sono quelle che trovate sul sito. In breve una raccomandazione, se volete sostenerci
e sottoscrivete la Light Card, avrete così diritto a un'infinità di agevolazioni economiche e di formazione, quindi tipo questo di oggi, che è un incontro gratuito a cui potete assistere. A tutti i martedì ci saranno incontri di questo tipo, e tipo degli sconti speciali su alcuni prodotti, dal libro al corso di fotografia, all'acquisto di un apparecchio o di uno strumento fotografico. E speriamo di potervi, come dire, coinvolgere tutti. E una prima cosa che dovete fare è cliccare sul sito, iscrivervi alla newsletter e dopodiché frequentarci. Sono convinto, sono certo che non vi deluderemo. Vi auguro una buona visione e un buon inizio di questo incontro che oggi avremo il modo e spero il piacere di apprezzare e di condividere poi sui nostri social. Grazie. Allora, il video è finito e io volevo ringraziare tutti, e se c'era qualcuno in questo momento che vuole chiedere qualcosa a Tommaso, c'è lo spazio per farlo ancora per qualche minuto, mi farebbe piacere se ci fossero degli interventi, ma se no non succede niente, perché come sempre gli interventi sono difficili da tirare fuori. Antonio Armentani, tu parli sempre tanto, che cosa hai da dire? No, io mi devo solamente complimentare con Tommaso, perché è stato veramente bravo, ci ha fornito sicuramente dei dettagli tecnici importanti che magari qualcuno conosceva, qualcuno un po' di meno, ma è stato bravissimo anche nella presentazione. Quindi complimenti a lui e ringrazio te per queste belle... È una cosa che io, tu sai benissimo, ho cercato di fare, è una cosa a cui tengo moltissimo. Quindi ringrazio di questa condivisione con tutti i nostri amici calabresi, anche fuori dalla Calabria, da Matera. Sono contento, insomma. Sul fatto tecnico non entro, perché ti ripeto, meglio di così non credo che si sarebbe potuto esporre questa... Poi se vogliamo andare avanti su altre cose tecniche, su altre cose meno tecniche, tu... Siamo disponibilissimi. Grazie, grazie. Grazie della tua testimonianza. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Ringrazio anch'io, perché insomma, voglio dire, riuscire ad essere stato un po' chiaro in questo argomento, soprattutto con le premesse che c'erano, insomma, capisco che non era semplicissimo. Comunque, grazie. No, ma voglio dire, poi alla fine, che io parlo assai, alla fine per me la fotografia è anche questo, cioè, la fotografia sembra questa, come dire, questa cosa facile da fare, ma poi invece secondo me anche lì c'è da studiare molto, c'è da fare sacrifici, c'è da interagire anche con la storia dell'arte, su tutti i discorsi magari, perché se non si conoscono anche queste basi tecniche, io poi non penso che si possa fare una buonissima fotografia. Si può coltivare un hobby, sì, quello sì, sicuramente. Anche questo fa bene, insomma. Ci mancherebbe. Aspettiamo a tal proposito la tua di presentazione, che sarà probabilmente verso la fine di febbraio, inizio di marzo. Rino, tu che cosa ci dici? Ti è piaciuto, Tommaso? Tu non lo conoscevi? No, non lo conoscevo. L'intervento mi è piaciuto moltissimo, l'ho seguito con attenzione dall'inizio alla fine. Mi veniva da sorridere pensando alla mia esperienza con la luce bipolarizzata, che tutto il suo intervento dettagliato e preciso, come io non ho mai fatto in vita mia, prende gli ultimi 5 minuti, sono la mia parte di intervento, no? Prende che anche io ho giocato tantissimo con la luce bipolarizzata, giocando con le posate, i pezzetti di scotch e altre cose, e porca miseria, ci stava un'ora di discorso, di premessa fantastica prima. Complimenti Tommaso, sei riuscito a essere chiarissimo, esaustivo in tutto, veramente l'ho seguito con grande piacere. Grazie, comunque io penso che alla fine divertirsi sia la cosa più importante, e se poi durante il divertimento hai anche idea di quello che sta succedendo, magari anche meglio, però l'importante soprattutto è divertirsi. Sì, questo vabbè, lo predicavo già dall'inizio, quando ho iniziato con la fotografia, facevo l'antro di Merlino tantissimi anni fa su Reflex, ed era proprio quello, lo scopo di divertirsi con lo strumento fotografico. Ovviamente per fare
le magie come la luce bipolarizzata, non è che si va in giro con la macchinetta a scattare a casaccio, ecco, bisogna sapere quello che si sta facendo, cioè la tecnica è la base fondamentale per fare quello che si vuole, andare oltre lo scatto fuori dalla finestra, insomma, o davanti a bel paesaggio. E Certo. quindi niente, è uno dei tanti tasselli che stiamo cercando di mettere tutti quanti insieme con Francesco, insomma, veramente per diffondere la cultura della fotografia e migliorare l'idea che si ha della fotografia. Ecco, soprattutto oggi nel periodo degli smartphone, tutti vanno in giro, tutti scattano velocemente e pensano di fare fotografia. Tutti, non so, basta leggere Facebook, tutti grandi appassionati di fotografia, tutti dicono che fai? Faccio fotografie, capisco fotografia, amo la fotografia. Sì, però fanno click con lo smartphone senza neanche metterci il cervello in quel click. Penso che PH sia la desinenza più diffusa ormai. Eh? PH. Ma complimenti. Comunque, ripeto, Dai. l'intervento mi è piaciuto e spero di seguirne anche altri. Sì, speriamo di avere presto anche te, Rino, con la tua. Chi vuole seguire, Rino ci ha già omaggiato di un paio di chicche. L'ultima è uscita proprio oggi su CineSud Photo Magazine, su un'analisi approfondita di 3,35 mm. Antonio, ti consiglio di dare un'occhiata, così anche agli altri amici che siete ancora superstiti su questa piattaforma. Date un'occhiata perché è veramente un articolo molto interessante, anche il suo video. Rino è il direttore di Nadir Magazine, che molti di voi sicuramente conoscono, Sì, io e averlo nella nostra redazione con il suo contributo ci rende veramente orgogliosi. Non so se vuole intervenire qualcuno, Rocco, vedo che ci sei ancora, Franco, volevo sei, Nicola. ringraziarlo innanzitutto. Poi è stato estremamente chiaro su un argomento che poteva anche essere ostico, insomma, un pochino, quindi già questo è un merito. Io mi occupo un po' di astrofotografia, quindi ho anche a che fare con i filtri per fermare determinate frequenze, insomma, per la fotografia. Però la doppia polarizzazione non l'avevo mai affrontata, quindi sono felice, Ma almeno è di nicchia è la di doppia nicchia, sì. No? polarizzazione. Infatti stasera sono contento, ho una cosa in più da mettere da parte, quindi grazie ancora e grazie anche a CineSud che sta facendo veramente un lavoro grande. Grazie a Credimi, tutti. non è un lavoro, è un divertimento. Sì, Lo sai insomma, come sei fatta, lo sai come la pensi. lavoro nel senso nobile del Riconosco. termine, È proprio ecco. un divertimento vero. Rinuncio a cose ben più Sì, importanti, si certo. potrebbe dire, ma per me, ecco, questi momenti sono magici e sono veramente importantissimi e straordinari. Chi vuole dire qualcosa? Io ho chiamato in causa un po' di amici, gli altri stranamente hanno la telecamera spenta, però Nicola, ci sei? Tu è molto lontano dalla tua fotografia, tu sei un umanista. Sì, ci sono e mi è piaciuto veramente tanto. Come dici, è molto distante dal mio approccio, però è veramente un piacere vedere la padronanza con cui, insomma, ha affrontato la tematica. Mi ha coinvolto tanto e poi vedendo anche i lavori alla fine, insomma, quello che possono essere anche delle strettoie prettamente tecniche, però sfociano in quei lavori veramente degni di nota, che poi è veramente stato bellissimo vedere concretizzarsi quello che è pura teoria Ciao. in foto, veramente lodevoli, complimenti davvero. Grazie, grazie. La scienza affascina. Tommaso, i miei Sì. complimenti personali, sei stato veramente grande, 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 grande. Lo sapevamo, ma ecco, poi toccare con mano e vedere certe cose non è da tutti i giorni. Come dicevo prima, ho soltanto condiviso quello che faccio io. Tutto lì. Ecco, vedo che ha acceso la videocamera Domenico Giampaumbert, Coluccia, se avete da dire qualcosa ci fa piacere, se non avete, se volete stare zitti è meglio così me ne vado, e devo dire che Catanzaro, Santo, grazie di cuore per essere, ecco c'è pure Nino che ha acceso la telecamera, Nino Bartuccio lo conoscete credo tutti, anche lui è straordinario, anche lui credo che nella sua esperienza l'utilizzo del filtro polarizzatore credo che sia stato forse un suo, come dire, uno strumento quasi sempre a corredo della sua attrezzatura. Non lo so, Nino, se vuoi intervenire. Non mi sente.
Mi vede ma non mi sente. No, non ti sento, Nino. Forse devi riattivare l'audio. L'audio. Ciao a tutti. Ho i bambini che giocano, non posso intervenire, mi dispiace. Alla prossima. Alla prossima, ciao Nino, grazie, grazie. Ciao Enza, ciao Umberto, ciao Domenico, Santo, tu stavi dicendo qualcosa, ciao. No, io intanto per ringraziare te, per ringraziare No, a me Tommaso, non mi dovete ringraziare. per un attimo mi sembrava di essere all'università. E quindi va benissimo, comunque veramente un'ottima esposizione, bellissima. Io non ho mai fatto la doppia esposizione, sinceramente, devo, e stasera sono tentato di fare qualche prova. Dai, una cosa che spero io, che insomma, che, ripeto, anche con, banalmente, con il monitor del portatile si può fare in maniera veramente proprio per divertirsi. Sì, infatti, voglio tentare, voglio vedere un attimino cosa riesco a tirare fuori. Ma anche sperimentando vari materiali, varie cose che hai a portata di mano, vediamo questa che fa. Così Va riesco a bene. passare 10 minuti senza affanno, io. Sì, infatti. Hai seminato e sono convinto che le persone che ti hanno seguito raccoglieranno questi semi e faranno meglio di te, Tommaso. Mi sa che e di questo sarai felice. Io mi auguro soltanto di poterci ritrovare sempre più spesso così tutti insieme, ora in questa modalità e poi magari più in là anche in modalità diverse, più umane. Martedì prossimo vi aspetto per il prossimo evento. Adesso non ricordo chi ci sarà, però sicuramente qualcuno che ci allieterà in serata e ci farà parlare di fotografia. Io direi davvero di chiudere ringraziandoti e lasciandoti con un forte abbraccio virtuale a tutti quanti. Ciao Eugenio, No. Eugenio, il compagno Ciao, buona serata a di Tommaso. tutti. Ciao Rino, ciao Ciao. Rocco, ciao Umberto, Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti e Francesca, grazie, ciao grazie a tutti. Daniele, ciao Ciao Antonio, ciao Nino, saluto gli Francesca. amici che sono venuti a Matera anche, oltre ai relatori Grazie, che grazie, grazie, che bei ricordi. Flavio, Marco, Francesco, Antonio, tutti Nino. i saluti a tutti quanti. Ciao, un abbraccio forte. Interrompo. Ciao, Ah, vi volevo ciao a tutti. dire che è stata registrata la trasmissione, che mi sono dimenticato di dirlo all'inizio, quindi ci vedremo lo pubblicheremo presto. Buone cose ancora. Grazie. Ciao a Ciao a tutti, tutti. ciao a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao, Ciao. ciao. Arrivederci.